mambo, mambo italiano, go, go, go. You mixed up a siciliano. Allora, ma sono amici, presentiamo i nostri amici. Sì, allora, Riccardo Caserini, laureato in economia e commercio, opera nel campo delle risorse umane e in un certo momento, a un certo punto nella sua vita, semplicemente molla tutto e parte. Per dove? Dove va? La prima volta sono andato in California, perché fosse uno dei sogni, no? Che... Parlava bene l'inglese? Abbastanza, non benissimo. Mia moglie, perché è scozzese, dice che quando mi ha conosciuto, no, non lo parlavo, l'ho imparato dopo, però un pochettino sì, me la cavavo. E sono partito una sera in cui, mi ricordo ancora che ho visto un semplicissimo cartone animato, Zeta la formica, non se l'avete mai visto, ma è carinissimo, parla di questa formica che vuole lasciare il formichiere, ma tutti le dicono, ma dove vai? Non c'è nulla fuori dal formichiere. Sarà stata la goccia, perché non credo che sia stato quello di ispirarmi, ma quella sera ho deciso di partire. Ma dov'era intanto quella sera? Quella sera ho visto questo cinema. Al cinema, tornando a casa ho detto io parto. Sono quelle scelte che nascono dalla pancia, poi uno il giorno dopo inizia a dire ma lo faccio davvero, e allora inizia a organizzare, perché è una scelta sicuramente dettata da grande emozione. Ma dalla voglia. Mi è sfuggito la località. Ah, Lodi. Lodi. Andava a piedi da Lodi a Milano, ce l'avete per... fino in California, sì. Per trovare la bella Gigogin. Gigogin, speranza mia, eccetera. Ma c'erano fidanzate, mogli, c'era qualcuno a casa? Sposato, scozzese. No, sì, allora sì. Era già presente? Ero single, quindi senza responsabilità, e quindi sicuramente è stato più facile. E avevo fatto la classica percorso, ho fatto tutte le scuole, liceo scientifico, economia, commercio, banca, quindi questo mito dell'impiegabilità italiana. Però a questo punto sono diventato finanziariamente indipendente e mi sono detto, ma c'è qualcos'altro? Ma banca in che senso per diventare finanziariamente indipendente? Ho fatto un colpo. No, perché... No, però era una buona idea. Così giovane, no, giovane così, dice, banca, finanziariamente indipendente. No, diciamo che... A scarsinare. Mi hanno beccato. No, sono uscito di casa, ero uscito di casa da qualche tempo, quindi vedevo che... Avevo messo qualcosa in banca e potevo prendere questa decisione, quindi senza pesare sui miei genitori. Io si è dimesso dalla banca? Mi sono dimesso dalla banca, tempo indeterminato. Io sono affascinatissima. Grazie. E la scelta è stata questa, ho detto adesso posso scegliere, io avevo sempre lavorato durante gli studi, non arrivo da una famiglia ricca, infatti la mia esperienza credo sia utile perché è un'esperienza molto normale. Ma lei adesso ha 23 anni, quanti ne ha? No, grazie, domani 39. Quindi, grazie. Quindi, vabbè. Quando è successo questa cosa? Quanto tempo fa? Sono partito a 27 anni la prima volta. Quindi andiamo da Lodi, partiamo, arriviamo in California. Esatto. Per quanto tempo resta in California? Sono rimasto in California 4 mesi. Facendo cosa non lo sapevo all'inizio, ti voglio andare in California, avevo il mito del surf, quindi cose nate fin da piccolo, telefilm tipo Simon & Simon, cose... California è lunga, dove stai? A San Diego, per la precisione ho scelto San Diego. A San Diego ho trovato una casa, quindi ho vissuto con persone americane, ho speso poco, ho limitato molto le mie spese. Quanto aveva in tasca? Adesso non ricordo. Il malloppo, insomma, quant'era? Sono stati 10 milioni di allora. Sì, quindi insomma, ho messo da parte qualcosa, ma non è che potessi vivere un per anno. Per cui l'autonomia era qualche mese, un bel po' di mesi. Insomma. Si è messo a lavorare in California? In California ho cercato di lavorare, ma è molto difficile. Eh beh, senza carta verde, senza niente, autorizzazione. Innocentemente io sono andato era a cercare. Era un clandestino, praticamente. Praticamente sì. Allora mi sono trasferito a Londra, dove invece per un anno ho lavorato, quindi ho cercato un lavoro in un negozio, piegavo maglioncini, ero felicissimo. E piegava maglioncini? Per imparare l'inglese, mi sembrava un'ottima idea, e quindi sono rimasto un anno a Londra, quindi lì ovviamente avevo uno stipendio che mi permetteva giusto giusto di pagarmi una stanza. Vabbè. Ho fatto un anno e poi però non è stato l'unico viaggio, poi è tornato, sono ma rientrato, è ripartito. Sono rientrato forse un po' in anticipo, perché causa lavoro sono stato ritrasferito in Italia, ma probabilmente mi è rimasta un po' la voglia, no? Non era ancora conclusa quell'esperienza. E allora 2 anni dopo lavoravo in una società di consulenza in Italia, sempre a tempo indeterminato, e ho salutato per la seconda volta perché ero sempre single, qualche soldino in più in banca e non avevo ancora concluso l'esperienza, forse. Questa volta avevo qualche soldo in più e quindi ho viaggiato. Quindi contumace, voglio dire, ha fatto il secondo scasso all'altra banca. E quindi, e quindi proprio un viaggio...
ho fatto un viaggio dove ho lavoricchiato, ma avevo qualche soldo da parte, ho fatto il calcolo prima e di dove partire. È andato? E questa volta ho fatto un giro a incontrare amici che ho conosciuto a Londra, quindi in Australia, Nuova Zelanda, Hawaii, sempre California, Messico, e intanto il surf, quindi i miei due... Così, anzi le tre linee guida erano: voglio andare dalla parte opposta del mondo visto che ho tempo, voglio andare in posti in cui si fa surf e a conoscere, a incontrare i miei amici. Torniamo, la lasciamo momentaneamente qui e torniamo, partiamo di nuovo insieme a Riccardo Caserini, che definisce questi momenti, questi anni, perché poi effettivamente i momenti durano anni, gap years, sì. Cioè anni di stacco. Di stacco. Uno stacco dalla routine tutti i giorni. Non è niente di, infatti anche il titolo Mollo tutto e parto è anche un po' provocatorio. Allora, mollo tutto, allora, perché il titolo è Mollo tutto e parto, ma prima o poi ritorno. Eh sì, perché nel mio caso è successo entrambe le volte. Probabilmente io le radici, conosco persone che sono partite e poi sono rimaste via. Nel mio caso sono rientrato, quindi due volte. La seconda per un motivo, anche una chiusura molto romantica, perché negli ultimi giorni del mio viaggio ho conosciuto quella che è diventata mia moglie. Ma lei sa che, voglio dire, ha riflettuto sul fatto, nel suo racconto è fiorita 7-8 volte la parola ho trovato un lavoro, ho trovato un lavoro, ho lavorato, mi sono messa a lavorare, e ha piegato un pullover, ma ha anche lavorato come consulente. Inoltre ha conosciuto amici in 5 continenti. È anche un po' fortunato. Sì, sì, molto, molto. Lo ammette, non è che dice oggi, lo ammetto, è un giovane della sua età in grado di dire più di una volta che ha trovato lavoro, glielo pago. Se fossi stato in banca dove ero, probabilmente non avrei conosciuto tutti questi amici, non avrei trovato l'occasione. E la banca sarebbe andata alla rovina, lo so, però nel frattempo lei è diventato un personaggio interessante, insomma ha trovato lavoro, ha trovato amici, si è innamorato, ha fatto figlioli? Sì, una bimba di 10 mesi. 10 mesi. Che è già partita anche lei per una ragione al batto, di stare ancora, a casa, no. Che sto a fare qua, ho capito. Allora, lei si occupa di risorse umane, sì. Prendere un anno sabbatico è un grande svantaggio dal punto di vista professionale? In alcuni paesi è un vantaggio, anzi se manca il gap year, quindi l'anno sabbatico, è uno svantaggio. Parlo ad esempio degli svedesi, se gli svedesi non hanno tra liceo e l'università questo gap year, anche a girare hamburger a Londra è visto male. In Italia ho visto, quando sono rientrato, un po' di diffidenza. Volevo chiedere una cosa a Riccardo Caserini, Michele, sì. Diceva è stato fortunato. Sì. È una questione di fortuna. Io credo che sì, sono stato fortunato, ma la fortuna si aiuta davvero, è una banalità ma è vero, nel senso che il lavoro poi è uno dei problemi. C'è un problema con il lavoro, ma quando si parte, quando si fa un'esperienza di questo tipo, è l'ultima cosa alla quale pensare. Una volta che si è organizzati, si è visto che non si va a finire sotto un ponte, perché non succede. Non ho conosciuto nessuno che, tornato da un'esperienza del genere, non abbia trovato un lavoro. Magari si è dovuto adattare. Che cosa abbia vinto Cesarini l'ho capito. Senso di humor, serenità e curiosità. Lei che ha vinto con questo azzardo? Mamma mia. Ho vinto una vita, molta consapevolezza che le cose si possono realizzare, non è così impossibile, a volte non ci diamo le alternative, ma in realtà le alternative ci sono, quindi basta mettersi lì e quasi razionalmente decidere e vedere se si può fare. Il treno passa, si ferma, hai pochi secondi. Non ve ne andate però col treno, rimanete con noi giriamo pagina, grazie per essere stati con noi, Caserini Cesarini. Cioè, ci sono posti? Andiamo dalla signora Vinci Guerra. Sì. Che sta... Come giudica? Ecco, inquadrata bene, taglio l'inquadratura? No, spero di no. Come giudica questa vicenda dei due amici? Ma io, mentre li ascoltavo, mi sono ricordata di aver letto il discorso di apertura della University, della Stanford, da Steve Jobs, che ha proprio iniziato dicendo... dovete pensare all'impossibile e dovete lasciare spazio alla vostra follia. Giusto. Quindi queste parole racchiudono un pochino quello che ci dicevano loro, no? La fortuna è una dimensione ovviamente occasionale, ma se noi abbiamo il coraggio, questo rinforza la fiducia in noi stessi. E la fiducia in noi stessi ci fa tentare, ci fa avere la faccia tosta, ci fa bussare alle porte. E probabilmente qualche cosa otteniamo. Io ricordo che una volta sui muri di Parigi, quando dico una volta è il maggio 68, altre volte non ne ho avute, mi sembra di ricordare di aver letto: siate realisti, chiedete l'impossibile.
era una sfida logica, naturalmente, di quel genere di cultura della ribellione.